E oggi facciamo una ricetta semplice semplice perché sto facendo dei lavori in giardino. Sono dei petti di pollo marinati che faremo in cottura diretta, una bella scottata. Li ho tagliati in modo da essere un paio di centimetri di spessore e poter procedere senza termometro, soltanto con la cottura diretta ad altissima temperatura. Pulizia delle griglie che dalle ultime cotture ha lasciato abbastanza zozze. Dicevamo oggi ricetta semplicissima, Q2400 usato secondo la sua modalità originaria, cioè a manetta, cottura ignorante. Il Q2400 è una macchina appunto ignorante ma onesta, fa il suo. Oggi lo usiamo secondo la sua indole. Nel frattempo stiamo costruendo l'orticello per le spezie e vedete metà della giuria internazionale che prepara i pannelli di legno. Saluta giuria internazionale. Mettiamo i petti di pollo sul Q2400. Come vedete li ho incisi e li ho lasciati tutta la notte nel frigo con la marinatura di salvia, rosmarino, coriandolo, olio, pepe nero. Ora le descrivo meglio nella descrizione del video. Sono passati 5 minuti, giriamo i petti di pollo. Il bel colore che mi ha preso. Sono un pochino attaccato in verità, ci piacciono molto, sono molto carini. 5 minuti da un lato, 5 minuti dall'altro, lasciamogli prendere ancora un po' di colore sotto senza farli diventare però troppo asciutti. Spostiamoli nelle parti di griglia non utilizzate che hanno perso meno calore. Un minuto e ripiamo giù. Direi che sono pronti, non voglio rischiare che si asciughino troppo, hanno preso un po' di colore anche sotto. Adesso li tiro giù perché assolutamente pollo secco non è per niente buono. Direi che l'aspetto anche dalla parte con meno maillard non è affatto male. Vorrà dire che li metteremo nel piatto dalla parte più bella per la presentazione e l'assaggio finale. Ecco qua impiattato il pollo, bello nell'aspetto secondo me, con dei fagiolini. Oggi siamo un po' in velocità, abbiamo lavori in corso per le spezie delle prossime grigliate che vogliamo fresche e non più comprate al supermercato. Ora passiamo all'assaggio. Andiamo a tagliare il petto di pollo. Mi sembra abbastanza non secco, anche se non umidissimo. Adesso l'assaggio. È giustamente umido, ha preso i sapori della marinatura e ha quella nota acida che ci piace nel pollo. Ho messo un pochino di sale e un filo d'olio ed è venuto bene anche oggi, ricetta in velocità, ripeto, abbiamo lavori in corso. Saluti a tutti, iscrivetevi, cliccate sulla campanella, mettete like, siamo già a 19 iscritti, eh? Tra un po' raggiungiamo Manzoni con i suoi 25 lettori. Buona domenica a tutti!